La modifica dell'articolo 9 della Costituzione ha regalato grande gioia a tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell'ambiente e degli animali. Il Senato ha approvato finalmente la proposta della Giunta che dichiara: «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», e che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Quello di oggi è un grande risultato perché il nostro paese ha da 30 anni una legislazione molto forte di tutela degli animali, ma non aveva ancora questa tutela in Costituzione. E siccome lo strumento istituzionale che garantisce i cittadini è la Costituzione, è giusto che siano garantiti in Costituzione anche i diritti dei cittadini non umani, dell'ambiente e dell'ecosistema. Speriamo quindi che questo importantissimo passo di modifica costituzionale venga ricevuto con il rispetto che merita. Ormai i tempi sono maturi. Se questo paese ha potuto avere in questo momento di crisi della pandemia un profondo supporto, l'ha avuto dagli animali che hanno confortato le persone, che non hanno rappresentato un pericolo, e animali che si potevano avvicinare, abbracciare, essere abbracciati. Gli animali ci hanno consentito di staccare dalla pandemia, forse meritano di essere tutelati, ci hanno salvato la vita, salviamo la loro. Il 91% degli italiani si era già detto favorevole alla tutela degli animali nella legge fondamentale dello Stato, in un sondaggio Ipsos commissionato dalla Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Esiste un forte consenso popolare, i cittadini sono molto motivati sulla tutela degli animali. Poi ci sono parti politiche che tutelano le categorie, è un altro film, però le categorie sono forti politicamente forse perché danno voti organizzati, ma non costituiscono affatto una maggioranza nel nostro paese. Quindi il risultato di oggi rispecchia la volontà del paese e non delle categorie. L'ENPA è stata fondata da Garibaldi nel 1871, non c'è un regalo di compleanno migliore per noi che questo risultato parlamentare.